come tutti gli anni si viene riproposta questa saga della bruschetta, che è una delle più affollate, è organizzata bene dagli amici di Tozzanella. Noi come amministrazione nel tempo abbiamo messo a disposizione dei locali, abbiamo creato appunto i presupposti per un'ottima riuscita. Oltre quindi alla sagra, organizziamo anche una gara di pittura estemporanea, la 19ª edizione. Abbiamo il sabato una cover band dedicata comunque al repertorio di Celentano, domenica invece una musica folk con un revival anni 70, 80, 90. Qual è l'obiettivo che vi siete prefissati quest'anno per il 25esimo anno dell'iniziativa? Ma noi come tutti gli anni con la Sagra Bruschetta, che comunque è un prodotto, diciamo, può sembrare banale come prodotto, poi in realtà ha un valore qualitativo, perché noi, diciamo, proponiamo, quindi facciamo conoscere, valorizziamo i prodotti del territorio, quindi il pane cotto in forno a legna, l'olio, la salsiccia, la ventricina, il tartufo, il formaggio, e quindi questo sicuramente c'è un aspetto qualitativo, insomma, dell'iniziativa. Tant'è vero che nel 2015 la Sagra della Bruschetta è stata selezionata da un'iniziativa del Codacons in collaborazione con Autostrade per l'Italia e la Coldiretti, a far parte quindi di un concorso Italive 2015 che selezionava comunque tutte le iniziative che proponeva comunque delle eccellenze enogastronomiche.